Nuova edizione di 2020 in studio, naturalmente. Questa è, caro Ugo, la prima È la edizione del prima, facciamoci, 2022. facciamoci un buon anno, un augurio, facciamolo Auguri di anche ai buon anno a nostri tutti. telespettatori, è la prima del 2022, insomma. Perché capito, noi Siamo un po' sensazione di invecchiati. continuità. Tu sei invecchiato, si vede anche, diciamo, con. Grazie, Però va bene, uguale, insomma, grazie. comunque. Quarto anno, ecco, inizia il quarto anno. Quarto E anno? beh, perché la prima trasmissione l'abbiamo fatta nell'autunno del 2019. Vedi? 19, 20, 21, 22, Ah, quarto già è anno. vero, perché noi iniziamo quasi in Sì, contemporanea con la campagna con le elettorale, che poi le amministrative amministrative prima e vecchie. poi la campagna elettorale. Insomma, abbiamo fatto un Quarto po' di strada. anno. È ora che tu vada in pensione. Sì, tre soliti Covid, Tre entriamo nel soliti cose. terzo Sì, solo. dobbiamo dire che insomma no, non sono stati. Non ci Però, possiamo lamentare. giusto, hai fatto bene a citare questo elemento temporale, perché 2020 naturalmente va avanti, spesso e volentieri muta, cambia Beh, sì. pelle, apre nuove finestre. E con oggi, proprio con oggi, apriamo una finestra che terremo sempre aperta, ed è una Certo. finestra che guarda i territori, perché naturalmente noi abbiamo una linea di riflessione, a volte anche di interpretazione, sui fatti e sulle dinamiche che caratterizzano la politica regionale ed anche ovviamente la politica nazionale, con le connessioni che ha con riferimento alla Calabria. Ma lo abbiamo già detto, c'è un elemento di cui è necessario tenere conto, era necessario tenere conto ed è sempre di più necessario tenere conto. Parliamo dei territori e soprattutto di coloro i quali nei territori ogni giorno, di fatto, con mezzi che diminuiscono sempre di più, richieste che aumentano sempre di più, si trovano a far fronte a quelle che sono, no? Le esigenze delle comunità, dei territori e dei cittadini. Parliamo appunto dei sindaci, Ugo. Parliamo dei sindaci e lo facciamo con piacere, con senso del dovere della cronaca, perché in questo momento i sindaci, diciamo che è un momento che sta durando anche da diverso tempo, sono un po' la frontiera avanzata nell'attività di contrasto al Covid. In questi giorni le cronache locali, regionali segnalano il caso Polistena, il caso di un comprensorio anche sanitario che fa capo alla cittadina di Polistena, dove si sono registrati degli accadimenti importanti che hanno avuto proprio i sindaci quali protagonisti, uno in particolare, il sindaco capofila di quella zona, che è il sindaco Tripodi, che noi salutiamo. Grazie per essere qui. Buonasera, Sindaco, grazie si parla di PNRR, se ne è parlato, ci sono stati dei progetti, degli a voi. schemi. La Sì, puoi tenere un attimo in caldo, perché la teniamo in canna. tienere in canna, perché voglio chiedere subito al sindaco, sempre con riferimento a questa, perché mentre parlavi mi è venuto in mente oggi il Corriere della Calabria con un interessante pezzo di approfondimento di un video reportage che peraltro è suddiviso in tre puntate. Si occupa della Piana di Gioia Tauro, in particolare di quanto accade a San Ferdinando con riferimento alla baraccopoli, che non è più quella ufficiale, che era un luogo, ma adesso si è trasformata in una vera e propria baraccopoli di antica memoria. Il 7 gennaio, lo ricordiamo, ricorreranno i 12 anni della celeberrima rivolta di Rosarno, che ha proiettato la Piana di Gioia Tauro all'attenzione internazionale in quel caso. E in questo video reportage, che invito tutti i nostri telespettatori a guardare sul Corriere della Calabria, c'è una parte in cui un migrante si fa male. Si fa male e naturalmente con l'ambulatorio di emergency che è intervenuto, si decide dove portare questo migrante, e si attiva uno strano dialogo, Ugo, tra gli operatori di emergency e i migranti, con gli operatori di emergency che sostanzialmente compongono un quadro come se fosse un puzzle, no? Perché dunque lì non c'è ortopedia, però se c'è bisogno di fare una radiografia lì non possiamo andare. Alla fine, vabbè, allora magari conviene andare direttamente a Polistena, cioè. La risposta, o meglio, la domanda di salute è come se fosse una sorta di Tetris, no? Cioè un pezzo lo si fa da una parte, l'altro pezzo è a rischio dall'altro lato. Cioè, questa è la situazione. È una situazione drammatica, ma non per il frastagliamento dei servizi, è perché i servizi che dovrebbe avere uno SPOC,
come l'ospedale di Polistena, poi alla fine non li ha. Quindi per linee guida il servizio oculistico, faccio un esempio, dovrebbe essere all'ospedale di Polistena. Non esiste, quindi non è mai stato attivato. La neurologia, un reparto con 10 posti letto sulla carta, non è mai stato attivato. Uno SPOC da linee guida del Ministero della Salute dovrebbe averceli. Quindi c'è, diciamo, uno stato di fatto che non corrisponde allo stato di diritto e che quindi genera queste situazioni. Per cui se si rompe un macchinario, altro fatto accaduto, non solo di recente ma più volte, all'ospedale di Polistena che fa le lastre, ecco che poi si deve attivare una macchina d'emergenza che richiede l'intervento della radiologia in un'altra struttura, che potrebbe anche essere quella di Locri, se non vi è, che ne so, a Gioia Tauro. Senza contare, Sindaco, l'impoverimento graduale, diremmo quasi inarrestabile, del pronto soccorso di Gioia Tauro. E proprio, voglio tornare proprio all'attualità, in questi giorni vi siete segnalati per un documento, il documento di cui si parla tantissimo, dei sindaci, del comprensorio di Polistena, che hanno contestato in maniera democratica, in maniera legittima, per nulla pretestuosa, l'attività di programmazione nell'ambito del PNRR che l'ASP di Reggio Calabria ha svolto, designando e disegnando soprattutto la prossima sanità, diciamo, del futuro territoriale. E voi li avete contestati nel contenuto, nel merito, ma anche nel metodo, perché quei sindaci, dove dovrebbero poi essere aperti, ristrutturati ospedali e altri punti importanti di salute, non siete stati coinvolti. Ecco, di fatto c'è stata una programmazione della sanità che dovrà avvenire anche con l'apporto delle risorse del PNRR, che non ha tenuto conto dei sindaci. E voi questo, insieme ad altre situazioni, lo avete fatto presente in un documento che è stato agli onori delle cronache fino a qualche giorno fa. Assolutamente sì, io credo che il Presidente della Regione dovrà prendere atto anche della necessità di riaprire un confronto con i territori, anche perché le decisioni sono decisioni che sono differite nel tempo. Noi parliamo di una programmazione del PNRR che dovrebbe partire dal 2026 e di fondi che poi non sono un'enormità se noi li distribuiamo territorio per territorio. Quindi stiamo parlando di una programmazione differita dentro una programmazione ordinaria che non esiste. Cioè, io ho da dire al cittadino dove va domani se ha un tumore allo stomaco, a curarsi, ad operarsi. Devo essere in condizione di dire, in una situazione di emergenza, ad un cittadino dove trova il pronto soccorso più vicino. Quindi è una necessità quella di tutelare oggi e non tra 5 anni, 4 certo. anni, il diritto alla salute, che in questo territorio purtroppo ha subito delle privazioni ingiuste e creando anche una disparità tra un calabrese che vive e risiede qui piuttosto che un cittadino. Avete che avuto ha la fortuna dei, di abitare al nord. Dei riscontri sia dai vertici dell'ASP di Reggio Calabria sia anche dalla politica regionale relativamente a questo documento di sana contestazione che avete dato alle stampe? Al momento no, ma forse io voglio credere che il periodo temporale in cui è maturato, ovvero queste festività, abbia un po' provocato la distrazione, anche perché c'è una necessità di affrontare pure l'incremento dei contagi, quindi la Calabria non sta attraversando un periodo felice, quindi ecco, c'è una nota di riserva che vogliamo in qualche modo appuntare come giustificazione, ma auguriamo e auspichiamo che una volta normalizzata, speriamo presto, questa situazione, si riapra subito questo tavolo, perché una programmazione non si può fare in una notte. Io uso questa parola e so quello che intendo dire, o riunendo i sindaci il giorno prima per fare una riunione e capire quali fossero gli indirizzi migliori. In questo modo non si fa nulla, non si crea qualcosa per il territorio, un'utilità. Ma secondo me si fa giusto per fare. Ecco, la sensazione che io ho avuto a caldo è stata quella, ma
ci sono questi soldi, li stiamo perdendo, produciamo un documento, poi se non va bene lo cambiamo strada facendo. Ecco, la sensazione è stata questa, un'impreparazione anche nell'affrontare forse l'argomento e la fase. Io credo che di sanità purtroppo ancora in Calabria si muore ed è questo un tema. E tutta questa programmazione inerente all'uso delle risorse del PNRR, che voglio ricordare, riguardano un segmento della sanità, quello, degli investimenti, quindi stiamo parlando di opere infrastrutturali, non stiamo parlando di una programmazione che riguarda la spesa corrente, cioè il personale, la dotazione strumentale quotidiana messa a disposizione dei reparti degli ospedali. Stiamo parlando di un abito, di un involucro che dovrebbe poi alla fine essere riempito dentro di contenuti. Se non ci sono i contenuti, è inutile che si riproducono strutture o si ristrutturano beni immobili che poi alla fine rischiano di rimanere chiusi perché non Certo. c'è nessuno a poter mandare avanti l'offerta sanitaria. Ora, è evidente che diciamo, ci sono due livelli di riflessione, la riflessione che ha la prospettiva regionale, che è quella appunto della programmazione, con l'auspicio ovviamente che rinforzi e la riconfigurazione del Dipartimento Salute alla Regione produca dei risultati entro breve tempo. E poi c'è il secondo livello, no? Che è quello della valutazione e o programmazione che viene in qualche modo definita su ambito provinciale ed è il compito appunto delle aziende sanitarie provinciali, perché poi la regione è anche chiamata a fare sintesi sulla base di indicazioni che provengono dall'ASP di Reggio Calabria. La butto come provocazione, per una serie di ragioni, intanto per il Covid, nel corso degli ultimi anni abbiamo tanto sentito parlare di GOM, no? Di grande ospedale metropolitano. Sullo sfondo, tutto ciò che c'è al di là del GOM. La domanda provocatoria è questa: ha la sensazione che l'azienda sanitaria, in questo caso di Reggio Calabria, abbia concentrato, energie, attività, valutazioni, programmazioni, sulla grande struttura di Reggio Calabria e forse abbia perso di vista, utilizzo questi due parametri, Polistena Locri, che dico, raccontano insomma dei due versanti le criticità. Sì, le rispondo in modo secco. C'è una concentrazione delle attività sul GOM, le posso fare un esempio. Già il processo dei tamponi molecolari, che avviene solo a Reggio Calabria, quindi noi assistiamo, specie in questi giorni, a file interminabili ai drive-in, che richiedono che ci sia un omino che raccoglie questi tamponi. Che va a Reggio. Vada a Reggio, quindi con dei costi evidenti Anche in termini di maggiorati, tempo, il perché insomma, da tempo, Locri diventa un tant'è che attimo. oggi abbiamo anche la necessità di conoscere i risultati dei tamponi fatti il 31 dicembre, o addirittura il 30 dicembre. Mamma mia. Qualcuno dice sono andati persi. Oppure a Catanzaro, perché una parte dei tamponi, avendo un numero notevole, sia il laboratorio del GOM che quello di via Wilhelmina a Reggio Calabria, transitano verso Catanzaro, quindi c'è un doppio costo. Andare a Reggio, non si riesce più a congelare il tampone. Farli risalire. Allora, visto che Locri e Polistena hanno due laboratori analisi con strutture comunque operative, da piano aziendale, strutture complesse, allora io dico, perché non dotare questi ospedali, che sono degli SPOC, non sono gli ospedaletti, diciamo, di L'ospedale di primo montagna soccorso, ma o anche un punto di primo soccorso, sono degli ospedali che processano anche analisi di tipo diverso. Perché non dotare questi ospedali di una macchina che processa i tamponi subito sul posto? Oltretutto, questo tipo di attività consentirebbe l'accesso ai reparti È chiaro. per persone che in emergenza si ritrovano al pronto Ovvio. soccorso. Ora, bisogna capire se questa operazione è scientificamente fatta oppure Lei no. che idea si è fatta in proposito? Guardi, io ho un'idea che al momento è equivoca, nel senso che non posso pensare che il diritto alla salute possa essere, diciamo, mera mercificazione
di conti o di bilanci. Ancora Assolutamente no. mi rifiuto, da cittadino italiano non le parlo come sindaco, le parlo da cittadino, mi rifiuto, avendo noi una Costituzione che dice che il diritto alla salute deve essere garantito a tutti con l'accessibilità dovuta. Per ognuno anche secondo i propri redditi. Allora, io dico che mi rifiuto di pensare che ci sia una logica pianificata a monte, economicamente pianificata a monte, perché diversamente sarebbe credo davvero un Lei reato contro la si Costituzione. rifiuta, però purtroppo ci sono tanti indizi, no, Danilo, che vanno verso scenari non proprio tranquillizzanti. E poi voi avete detto un'altra cosa che va in questo senso, voi come sindaci in questo documento, lei poi l'ha ribadito più volte. Ed è un'opinione, ma io direi più che altro è una constatazione di fatto nella quale si possono ritrovare tutti i sindaci di zone, di comprensorio che sono alle prese con il problema della sospensione del diritto alla salute. Cioè, lei denunciava il ruolo ormai dei sindaci diventato notarile, facciamo soltanto ordinanze, facciamo soltanto, imponiamo quarantene senza poter contrastare come dovremmo in un periodo del genere in maniera concreta, efficace, il morbo dilagante. Io infatti lo chiamo ruolo compilativo. Ruolo compilativo, È un ancora ruolo peggio di compilativo, sì, notarile. compilativo perché noi siamo l'ultimo anello della catena. Allora, il meccanismo è questo. Il cittadino è positivo, si rivolge al medico curante, come è giusto. Il medico curante segnala l'usca. L'usca fa il tampone. Il tampone viene trasmesso, il risultato, l'esito del tampone in prefettura. La prefettura, compila gli elenchi e trasmette gli elenchi ai sindaci per le ordinanze di quarantena. Questo è il sistema, così come sta funzionando. Quindi anche il ruolo del sindaco, quale autorità sanitaria propositiva anche di magari È svilito. iniziative, è completamente svilito. È stato autorato un anno fa, all'inizio della pandemia, non era così. Il ruolo dei sindaci era stato un po' anche. Aveva avuto il suo giusto coinvolgimento. Poi non so quello che è successo. Nel tempo si è collaudato questo meccanismo, probabilmente molto burocratese, molto più veloce, ma nello stesso tempo un filtro che non funziona rispetto all'autorità sanitaria locale, che dovrebbe invece essere messa a conoscenza anche passo dopo passo su il livello di contagi che vi è sul Esatto. territorio per assumere dei provvedimenti anche straordinari in emergenza, delle ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute dei cittadini. Questo non avviene spesso perché i tempi e la catena, ecco, si inceppa da qualche parte. Senta, ha detto, ha utilizzato l'espressione ultimo anello, però c'è un tema, voltando pagina, c'è un tema in cui i comuni saranno primo anello. E mi riferisco invece a tutto il resto delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede proprio, a parte le regioni, i comuni a essere soggetti attuatori, no? Di buona parte della programmazione che si andrà via via definendo. E sui comuni ricadrà una responsabilità totale, quasi esclusiva, con riferimento ad alcuni tipi di intervento. Siete pronti? Noi ci stiamo preparando, però temo che la totalità dei comuni non sia pronta, perché comunque è richiesto uno sforzo in termini umani, di personale, che oggi manca, manca perché con anni sulle spalle di spending review, di tagli ai trasferimenti dello Stato, di norme che hanno limitato le assunzioni negli enti locali, oggi i comuni sono a secco di personale, quindi dovranno ricorrere a unità esterne, cosa che faremo anche noi. Noi abbiamo creato una struttura autonoma organizzativa dove è chiaro che nella quale chiameremo esperti pure che possano seguire tutta questa fase, soprattutto degli avvisi, dei bandi che verranno fuori di volta in Sindaco, un volta. problema proprio pratico per riallacciarmi alla domanda di Danilo. Siccome è quasi certo, non giriamoci intorno, che l'esigenza di dover impiegare, strutturare le risorse arriverà prima del personale nuovo, perché i tempi concorsuali, le selezioni, insomma, a norma della Costituzione e delle leggi che regolano poi l'accesso al pubblico impiego, sono incompatibili, no? Con i tempi invece stringenti.
per la compilazione delle schede, il PNRR e tutto. Ecco, come farete ad affrontare il PNRR senza concorsi? Quali saranno poi le modalità di assunzione, insomma? Voi avete almeno le risorse per poterlo fare? Ma probabilmente una parte dei progetti prevede nel proprio quadro economico anche le risorse umane da impiegare, quindi per ogni progetto dovrebbe essere così, per come abbiamo capito il sistema. Ci sarà un organo di supporto che si pagherà nell'ambito dello stesso quadro economico del progetto. Tuttavia questo non basta, perché ci vuole comunque una cabina di regia a monte che abbia la capacità di intervenire prima, temo, di comprendere. Temo tra l'altro che non ci sarà l'ufficio ragioneria nei costi, diciamo, del progetto. Poi ci sono degli uffici. No, ci sono degli uffici che devono fare il lavoro manuale, cioè un progetto va stampato, l'email va mandata, cioè ci sono tutta una serie di cose che richiedono una struttura, non basta una singola professionalità, ancorché capace e brava. C'è il rischio di produrre una bella filiera di precariato? C'è il rischio di produrre precariato, che comunque ormai è all'ordine del giorno, e anche qui stendiamo un velo, perché purtroppo non nella pubblica amministrazione ma nella società ormai il lavoro è diventato precario, è stato flessibilizzato all'inverosimile con delle conseguenze. La provoco però, sui precari in Calabria nelle ultime settimane è arrivata qualche importante novità. Sì, c'è stato uno stanziamento che ha equiparato gli LSU e l'LPU, questo consente di sbloccare le risorse regionali, però adesso dobbiamo interloquire con la regione, perché io già ho detto se la regione mi mantiene lo stanziamento aumenterò il numero di ore ai lavoratori, ma è chiaro che qualora dovesse venire meno questo stanziamento della regione, spero che lo stanziamento dello Stato non sia sostitutivo dell'intervento regionale, in quel caso nelle condizioni di aumentare il numero delle ore, però tenga conto che la maggior parte dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria sono qualifiche basse, quindi non daranno una mano PNR, danno una mano agli enti e noi li ringraziamo, e meno male che ci sono queste risorse, però è chiaro pure che il PNRR richiede un apporto qualificato, strategicamente avanzato, e molti comuni non sono nelle condizioni anche finanziarie di sostenere una spesa extra dotazione organica, come ad esempio farà il comune di Polistena. Quindi ecco, spero che la Calabria si prepari, la Calabria non come regione ma come diciamo collettività. Quindi lei sta andando già a caccia di architetti, ingegneri, ma io farò una procedura, marketing. Faremo una procedura pubblica, diciamo, abbiamo già creato un'unità organizzativa. Lei è un sindaco in forma dal punto di vista amministrativo e politico, se dovesse consigliare i suoi, diciamo, omologhi calabresi, che sono ovviamente molto indaffarati per cercare proprio le risorse umane, quali sono i profili che consiglierebbe di contrattizzare in vista di questo onere importante che è la progettazione PNRR? Ma pianificatori e programmatori, nel senso che ci vogliono tecnici, che quindi i pianificatori sono per lo più architetti, ingegneri, ma servirebbe anche un apporto amministrativo per seguire le procedure, rendicontatori, ecco, fare delle unità autonome, extra dotazione organica, che durano quanto il PNR o comunque quanto il mandato del sindaco, lo possono fare utilizzando anche il 110, che è un articolo del testo unico degli enti locali che consente l'assunzione a tempo determinato per la durata del sindaco, però non tutti lo possono fare perché, ripeto, le capacità assunzionali non sono tutte le stesse negli enti. Quindi anche è lo stesso problema pure che ha la sanità, seppure c'è da dire che nella sanità, io ritorno sul tema perché è un tema che sta a cuore oggi a tantissimi cittadini, perché si vedono negato un diritto nell'emergenza massima della pandemia. Io credo che sul Covid ci sono state quelle amministrazioni sanitarie che hanno colto l'occasione per assumere personale, altre che non avevano fatto nulla, come l'azienda sanitaria provinciale che riguarda il nostro territorio. Purtroppo gli organici sono diminuiti, gli ospedali oggi non riescono a dare risposte ai cittadini. Lei pensa che all'ospedale di Polistena, ad esempio, non si fanno più gli interventi chirurgici ordinari e programmati, solo le emergenze, perché nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale sono rimasti in pochissimi anestesisti. Se chiude un reparto di anestesia e rianimazione di uno SPOC, che è un ospedale importante, che è di riferimento,
chiude l'ospedale, perché non si fanno più le operazioni. Certo, quando non si opera più, l'ospedale non ha senso di esistere. Allora, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, le rubo ancora 40 secondi, che siano 40, sul tema della sanità, la percezione che si ha a livello generale è che qualcosa stia per cambiare, no? Io l'ho già detta questa cosa, però è evidente che è così. Sei provocatorio nei suoi confronti, appunto, però dicendogli che qualcosa sta per cambiare. Appunto, per questo ho detto, insomma, nel senso che intanto c'è un grande risultato anche da un punto di vista operativo, cioè la coesistenza delle figure di presidente e commissario che negli anni scorsi tanta letteratura ha alimentato. Che giudizio dà al netto del documento critico, no? Che riguarda una specifica linea di intervento, che giudizio dà complessivamente di questo esordio della consiliatura regionale? Ma guardi, il commissariamento della sanità in mano, diciamo, al presidente della regione credo sia un fatto positivo, perché comunque finalmente questa dicotomia consente di avere quantomeno una linearità delle scelte con un'unica, diciamo, un unico centro decisionale. Questo però non giustificherà da qui a breve se la gestione regionale non sarà una gestione molto smart, molto sui temi e anche in grado di proporre delle soluzioni per risolvere le criticità che vi sono nei nostri ospedali. Dico pure e mi auguro che la Regione Calabria possa cambiare passo rispetto alle gestioni precedenti che fino ad oggi hanno davvero smantellato e non valorizzato anche i professionisti calabresi, medici, infermieri che sono emigrati perché qui non avevano l'occasione anche di affermare il loro talento. Grazie. Bene, sindaco. Grazie sindaco, ci vediamo tra pochissimo. Auguri al sindaco e a Polista. Grazie a voi. A tra poco. Riprendiamo 2020 Talk Show, abbiamo lasciato il sindaco di Polistena che è venuto a raccontarci delle problematiche in quella zona davvero molto importanti, molto gravi che riguardano l'aspetto sanitario, per passare al sindaco di un capoluogo di provincia, di Vibo Valentia, che torna a trovarci dopo un po' di mesi, l'avvocato Maria Limardo, ben trovata. Buonasera. Grazie, grazie di essere qui, sindaco di Vibo Valentia. Mi permetti una curiosità? No, prego. Subito dopo le elezioni, ecco, nell'arco di tempo che ha separato lo scrutinio fino, diciamo, alla formazione della giunta, il nome della Limardo ricorreva continuamente quale assessore, quale componente dell'esecutivo regionale. Mi sa dire perché c'era questo nome? Se è un omonimo oppure era lei? No, sono sempre io, l'omonimia no, la escludo. Ma perché ricorresse non lo so, quello che mi fa piacere è che comunque ovviamente registro che essere presa in considerazione per ruoli di rilievo ovviamente non può che farmi piacere, sia da un punto di vista personale che politico che professionale. Ma c'è stata qualche proposta, no? Ma ormai so che il mio nome è stato preso in considerazione tante volte, seriamente, poi sa com'è. Lei ha preferito Vibo? Io ho preferito Vibo perché mi sono candidata per amministrare la mia città, tra l'altro avendo un arco temporale lungo. Io dico sempre che 5 anni non bastano per cambiare la mia città. Mi sono candidata per un primo quinquennio, ma mi sono candidata per un arco decennale. Per cui sono qui a fare il sindaco, orgogliosamente della mia città e credo nel mandato elettorale. Certo, appuntiamo subito, Ugo, se sei d'accordo, certo, i dati di cronaca, no? Quindi cerchiamo di ancorare i ragionamenti ai dati di fatto. Ora è evidente che questa, dovunque in Italia, soprattutto dopo l'avvento dei social, ma non solo per colpa dei social, le critiche pregiudiziali sono, insomma, ormai uno le mette in conto, per cui
c'è una determinata platea che critica a prescindere, insomma. No, però noi invece cerchiamo di stare il più possibile, come nostra consuetudine, ai dati di fatto. Ora, noi partiamo con la valutazione della città di Vibo Valentia. Vibo Valentia è una città che qualche anno fa ha registrato sul suo territorio una grande operazione di pulizia, che è Rinascita Scott, a cui nella provincia, tra l'altro, sono susseguite altre importanti operazioni, e che dunque, diciamo, è lo Stato che ha risposto ad un particolare problema. Poi, a partire da un determinato momento in poi, Vibo Valentia si è segnalata per alcuni importanti risultati. Ora, il fatto che sia la capitale del libro, io penso che in Calabria non ci fosse una persona che puntava un centesimo. Noi abbiamo concorso. Lei ride, però è così. Non è, però purtroppo è però, così. Però è un risultato che poi è stato legittimato da iniziative stratosferiche. Ma prima non ce lo aspettavamo, ecco. Io posso immaginare che nessuno si potesse aspettare che una città come Vibo Valentia potesse assurgere agli onori della cronaca nazionale risultando vittoriosa in una competizione che posso assicurare è stata dura, sì, devo dire, anche perché noi abbiamo concorso con città importanti, cito su tutte Torino, dove appunto è la capitale. Non fosse altro che c'è il salone, tra l'altro. Esatto, e io ho portato la capitale del libro al Salone del Libro, ovviamente, certo, è chiaro, certo, assolutamente, quindi con città di peso e di spessore assoluto. Ha vinto un progetto fatto per bene, con i Santi Crismi, un progetto nel quale abbiamo creduto, abbiamo scommesso, ma credo che noi siamo riusciti a convincere la Commissione, perché siamo stati esaminati, abbiamo dovuto più volte spiegare questo progetto nei dettagli, nella sua globalità, nell'insieme, nelle precisazioni e quant'altro. Credo che abbiano capito che dietro quel progetto c'è gente che ha voglia di fare, ha voglia di esserci, che è determinata a far riconquistare alla città una immagine positiva, ma che soprattutto vada anche oltre il confine provinciale, il confine regionale, al confine regionale nazionale, superando appunto ogni barriera. E ha convinto anche l'entusiasmo e la credibilità che abbiamo messo in campo. Se posso, sempre su questa linea di riflessione, Sindaco, la provincia di Vibo Valentia, e Vibo Valentia come capoluogo della provincia, è segnata da una particolarità che non è riscontrabile in altre province calabresi, nel senso che si sviluppa lungo la costa, a partire da Pizzo e finendo a Capo Vaticano, con tutte le straordinarie e inenarrabili bellezze che ci sono sulla costa, e poi si sviluppa a monte, sul Monte Poro, con dei grandi poli di attrazione anche spirituali, come appunto Serra San Bruno e la Certosa. Tra questi due sviluppi ci sta il capoluogo di provincia, che dà il nome alla provincia, però si ha l'impressione che fino a un certo punto, fino a poco tempo fa, Vibo Valentia fosse il capoluogo di provincia, però sostanzialmente, cioè, quando uno pensa alla provincia di Cosenza, è Cosenza che pensa, poi tutto il resto ovviamente, però certo, il capoluogo invece a Vibo non è quasi mai stato così, anzi mai stato così. Ora lo è. Diciamo che questa cosa della capitale del libro probabilmente dà a Vibo Valentia la luce da capoluogo. Insomma. Esatto, e non è solo questo. Io credo che noi ci siamo mossi come amministrazione, io l'ho dichiarato sin dal momento della campagna elettorale, questo obiettivo, cioè proprio quello che diceva lei poco fa, di far riconquistare centralità alla città, sia nell'Interland provinciale e sia come riaffermazione dell'essenza dell'essere capoluogo di provincia anche a livello regionale. Devo dire che ci stiamo riuscendo, perché anche questo titolo ci ha molto aiutato, io l'ho portato anche a Roma, sono stata al TG nazionale, al TG2, ho partecipato a trasmissioni veramente molto, molto importanti, e stiamo riconquistando molto da questo punto di vista. C'è un altro elemento, poi la lascio al mio collega, nel senso che la città di Vibo Valentia ha anche questa particolare, no, conformazione di tipo urbanistico, no? Nel senso che ha il centro e il centro storico, e poi
si sviluppa verso il mare con una, diciamo, con una direzione che non è esattamente, come dire, breve, nel senso che sono parecchi chilometri fino ad arrivare, Vibo Marina, no? Certo, e sì, quindi sì. Questo forse anche amministrativamente non aiuta, no? Cioè non si governa una città che è quella, ma insomma il territorio ha molti problemi. Sì, il territorio ha molti problemi perché oltre al centro, caratterizzato appunto dal centro urbano di Vibo Valentia, diciamo che possiamo dire di avere una decina di borghi che costituiscono le vecchie frazioni, ma io preferisco chiamarli borghi, certo. Tant'è che ciascuno di loro in una idea complessiva del territorio, di visione, di strategia, di crescita del territorio, ciascuno di questi borghi che compongono in generale la città di Vibo Valentia ha una sua specificità, ha un suo momento da valorizzare, ha un qualcosa che merita di essere tirato fuori. Certo non è facile proprio per queste specificità singolari, se noi pensiamo già soltanto a Vibo Valentia e a Vibo Marina, a parte la distanza fisica che c'è una collinare, l'altra decisamente marina, basti pensare che Vibo Marina ha una popolazione di 10.000 abitanti, quindi già da sola potrebbe fare comune a sé. Sarebbe una città di medie dimensioni. Sì, cioè, scusa Ugo, perché ho fatto questa domanda per arrivare a un punto preciso, nel senso che chi parla era in quel drammatico pomeriggio del 3 luglio 2006, se non ricordo male la data, ma mi pare che fosse proprio questa, era lì nella frazione Longobardi durante insomma le ricerche, poi la sera giù alla Marina con quella devastazione terribile. E da questo punto di vista, a proposito di centralità, proprio nelle ultime ore è arrivata a Vibo Valentia una notizia economicamente importante, nel senso che siete stati destinatari di un finanziamento che per una città grande sì, ma non grandissima come Vibo Valentia, è una dotazione finanziaria che se spesa bene, voglio dire, poi il risultato si vede, perché Vibo, lo dico all'indirizzo dei telespettatori, ha ottenuto un finanziamento in pari di circa 20 milioni. 20 milioni, non circa, neanche questo si aspettava, sono 20 il milioni. Collega, ecco. No, nemmeno questo. No. Insomma, abbiamo proprio scarsa considerazione agli occhi del mondo. No, però dire, al netto dei 90, al netto dei 90 milioni per il centro storico di Cosenza, che è un caso nazionale il centro storico di Cosenza, poi se si escludono interventi di ripianamento del debito, che magari possono anche essere più alti, poi di fatto 20 milioni tutti in una volta per un lavoro pubblico sono una notizia, anche questo è un dato di fatto. Anche questo è un dato di fatto e voglio dire che non sono soldi per un lavoro pubblico, mi permetto di fare una precisazione, sì, una puntualizzazione, diciamo così, ma sono 20 milioni destinati alla rigenerazione urbana. E perché abbiamo ottenuto questi 20 milioni? Perché noi abbiamo presentato un progetto che non prevede degli interventi spot, il singolo immobile, la singola strada, il singolo monumento da recuperare, ma noi abbiamo per la prima volta consegnato nelle mani dei ministeri una visione strategica di sviluppo della città di Vibo Valentia. Quindi un'idea di come complessivamente... E come se la immagina questa Vibo rigenerata? Da questo punto di vista. Guardi, lei dovrebbe un po' vedere il progetto. Io credo che faremo un convegno, non voglio anticipare nulla sui contenuti, proprio su questi 20 milioni che uniti agli altri che abbiamo già ottenuto fanno un bel pacchetto di milioni che speriamo di spendere quanto prima, ma io immagino una Vibo che è rigenerata non soltanto da un punto di vista urbanistico con le ricuciture, i rammendi, quelle cose che le connessioni, quelle che servono per acquistare, per far riconquistare alla città una dimensione inclusiva totale, ma io penso che questi 20 milioni uniti agli altri possano costituire un'occasione unica di riscatto soprattutto culturale della città. Sono due colpi importanti, prima la capitale del libro, poi questi 20 milioni che dal mio punto di vista connotano anche un'azione amministrativa. Certo. Ora, per essere volgari, nella sintesi della storia recente politica amministrativa di Vibo, da diversi lustri, dobbiamo dircelo, centrodestra, centrosinistra, hanno dato vita a guide sindacalizie, amministrative, abbastanza anonime.
in alcuni Diciamo anche casi abbastanza litigarelle, diciamo. abbastanza scarse, in alcune situazioni anche abbastanza sopraffatte dal peso di una burocrazia che probabilmente in molti frangenti non è che girasse per il verso giusto. Io sono convinto, e con questo non voglio fare una sorta di laudazione nei confronti del sindaco, ma voglio esprimere un parere su un metodo, che quando si arriva a determinati risultati, il sindaco ci mette del suo, nel senso che riesce a condizionare, no? Nel bene evidentemente, intanto la burocrazia, no? A dare anche un segno identitario. Quindi la burocrazia che poi diventa o l'alleato principale o il Ecco. peggiore nemico in questi contesti. Vero, Quanto rispecchia Maria Limardo e quanto tempo ci ha messo per addomesticarla vero. Metterli a in posto. senso buono, perché i burocrati spesso, insomma, no? Uno decide Svicolano. politicamente, poi, vabbè, siccome io sono un burocrato, sono direttore generale, sono Svicolano. plurimasterizzato, non mi importa nulla di quello che dice il sindaco perché sono io responsabile del mio settore, ecco. Beh, guardi, allora io posso dire che la burocrazia è, come dire, un mostro dalle mille teste. Certamente in Italia Vibo non fa da meno, chiaramente non fa eccezione da questo punto di vista. Altrettanto posso però dire che purtroppo all'interno del municipio noi abbiamo pochissime risorse umane, quindi io non mi accapiglio con nessuno perché non ho con chi accapigliarmi, se vogliamo. Questo è buono. In questo senso, perché ormai siamo rimasti talmente tanto in pochi, Fa ma tutto da buoni, sola. E tutto da come li mette a sola. terra tutti questi soldi? Ecco, questa, qui cominciano le note dolenti, perché il vero problema sarà proprio questo, cioè di spendere questi soldi, perché io credo che a livello statale bisogna che il governo comprenda che il sistema dei comuni sta saltando, perché non è solo la città di Vibo Valentia che si trova Assolutamente ovviamente in no. queste condizioni, ma è diffusa e generalizzata, e tra l'altro non è appannaggio esclusivo delle regioni meridionali, ma tutta Italia. Io sono vicepresidente nazionale dell'ANCI, posso garantirle che a livello nazionale il problema del personale nei comuni Il timore dei sindaci è è proprio assoluto. questo, e lei ce ne sta dando un saggio. Poco fa abbiamo Conferma, interloquito con certo. il suo collega di Polistena, cioè la scarsezza di personale Esatto. amministrativo, tecnico qualificato per fronteggiare le sfide del PNRR. Queste sono Sì. cose che non fanno dormire la notte gli amministratori Esatto. dotati di senso di responsabilità. Lei come farà per portare avanti questi progetti? Guardi, allora le dico subito che noi ci siamo ritrovati con una emorragia imponente di dipendenti, vuoi per il pensionamento anticipato, vuoi per il pensionamento ordinario. Negli anni belli erano 500 dipendenti, ora siamo scesi addirittura al di sotto del numero di 100 Mamma mia. dipendenti. E abbiamo delle strutture veramente carenti sul piano del personale. È inutile dire menare il can per l'aia, purtroppo è così. E siamo costretti ovviamente ad esternalizzare, e noi esternalizziamo tutto ciò che si può esternalizzare. E credo che noi non potremo fare riferimento a delle progettualità esterne al comune, inevitabilmente, perché il settore dei lavori pubblici, che è un settore strategico, non può essere ovviamente mandato avanti da due persone. E Assolutamente, è quando chiaro. dico due, non è che dico due, come dire, metti un po' di ceci, metti due ceci oggi, no, due, dico due, Due con di due numero. nomi e due cognomi. Due persone all'ufficio dei lavori pubblici, ecco, per cui bisogna che a livello regionale, a livello nazionale, si comprenda che se salta il sistema dei comuni e sta saltando, salta l'Italia. Certo. Lei L'Italia. confida di trovare, potremmo dire con un'espressione romanesca, nella meglio gioventù vibonese, innanzitutto, figure brave, tecnicamente a posto, magari Certo con che un sì. percorso universitario fulgido, che non se ne siano ancora andate, in Assolutamente modo da sì. darle una mano? Assolutamente sì, anzi io credo che le amministrazioni pubbliche, confido che il governatore lo farà senz'altro per la riscoperta veramente di quella Calabria che l'Italia non si aspetta, vorranno fungere esse stesse di attrattori, proprio in questo momento nel quale c'è bisogno di risorse umane in una maniera straordinaria, ed è un momento ed è un'occasione unica, perché uniche sono le Certo. risorse nella loro imponenza.
Unica è la scarsezza di personale nelle amministrazioni, esse stesse possono essere degli ineludibili attrattori per queste menti che purtroppo sono andate via, a costituire sia come momento di ritorno sia come momento di freno all'interno della Calabria. Senta, la domanda ci sta e d'obbligo, perché questa è naturalmente riguarda ovviamente tutta la Calabria, ma la faccio con riferimento a Vibo Valenza. Ora, per fortuna, diciamo, da qualche anno, parecchi dei cialtroni che militano nella criminalità organizzata sono le patrie galere. L'auspicio è che ovviamente i processi rendano definitiva la permanenza nelle patrie galere di questi cialtroni, lo ribadisco. Però c'è un tema che intanto si vede che sul territorio ci sono delle fiammate, diciamo così, no? Che rendono evidente come il problema spesso sia anche un problema di ordine culturale, non solo di repressione, no? Lo dice spesso e volentieri anche il procuratore della Repubblica di Vibo Valenza, Camillo Falvo, sì. Quando dice chiaramente, diciamo, noi possiamo intervenire nella fase della repressione, ma è necessaria anche, no, tutta la parte della prevenzione, dell'educazione, la fase culturale. Ed è altrettanto chiaro che quando arrivano tanti soldi, no, anche i ciechi acquistano la vista, diciamo, no? Purtroppo è così. E quindi, diciamo, in quel territorio lei è consapevole del fatto che la sfida è doppia, non solo spendere le risorse ma anche difenderle. Certo. Perché i cialtroni, insomma, sono... Guardi, là. Le faccio un esempio su tutto, su tutti. Noi a Bio sono, come sindaco della città capoluogo di provincia, sono anche presidente del lato rifiuti. E avevamo una gara da 42 milioni di euro da gestire. E io ho sottratto, tra virgolette, la gestione di questi 42 milioni di euro e l'ho mandata in un pacchetto soltanto su Roma. Li ho fatti gestire tutti i Veni d'Italia. Così loro... E ho preso tanti piccioni con una sola fava, intanto perché ho risparmiato, perché fare una gara di questo spessore costa, certo, tantissimi soldi, chiaro. Europea, uno. Due, perché abbiamo con Invitalia delle professionalità di altissimo profilo, e quindi tre, perché le regole dell'appalto non le dettiamo noi, ma le detta Invitalia. Quindi credo che ci sono dei modelli che passano, che sono innanzitutto dei modelli culturali. Noi come amministrazione comunale abbiamo già, ma questo non le parlo di adesso, nel momento in cui io mi sono insediata abbiamo già messo alcuni anticorpi. Per esempio il divieto di replica, di proroga dei contratti. O la, certo. La procedimentalizzazione degli affidamenti, certo. E quant'altro. Per cui abbiamo già fatto delle delibere che mettono degli ulteriori paletti rispetto a quelli che già ci sono. Vedi, da come parla il sindaco Limardo, traspare la consapevolezza, no, poi dell'operare in un territorio che è difficile, certo. Che tu... non è che, sai, a volte noi guardiamo, diciamo, da cronisti con una certa... simpatia, ma simpatia amara, tutti coloro i quali si lanciano nell'amministrazione pubblica, nella politica, e insomma non sono consapevoli del fatto che poi quando ci si siede sulla tanto decantata poltrona... Ma quale poltrona? ma quale poltrona? Mi pare il commento più adeguato. Sindaco, ma il cordone legale di trasparenza, perché per trasparenza e legalità devono, soprattutto negli atti, certo. Pubblici devono viaggiare di pari passo, che lei ha imposto sin dalla, certo. Prima ora del suo primo giorno di mandato, è un cordone che va inspessito. Lei ha avuto talvolta nell'incedere amministrativo la sensazione che qualcuno volesse forzarlo, ha adesso questa paura che arrivano tutte queste provvidenze statali, che arriveranno quelle europei. Come si sta preparando anche in questo a rinforzare la cavalleria pesante? Ecco, la cavalleria, non, io mi auguro, noi abbiamo intanto abbiamo immaginato una nuova pianta organica e abbiamo mandato al Ministero la richiesta per l'autorizzazione a fare delle nuove assunzioni, perché, certo, ne abbiamo assoluto bisogno. È importante. Poi è chiaro, noi ci
metteremo in atto la spesa di questi soldi utilizzando le procedure che sono tutte procedure ad evidenza pubblica. Certo. Poi è evidente, il territorio è quello che è, noi non sappiamo poi che cosa c'è realmente dietro un'impresa. Quello per quanto ci riguarda, noi faremo tutte le procedure seguendo i procedimenti, seguendo le regole del contratto degli appalti, agendo in assoluta trasparenza. Con il suo giro amministrativo, lei... Dopodiché, certo. Con il suo giro amministrativo, intanto da quant'è che lei è sindaco? Dal 2019. Dal 2019. Ecco, con... visto 2 anni e mezzo. Integro. C'era a me sembra un'eternità. A me sembra un'eternità. C'è mai stato un sindaco donna prima no, di lei? No, no, no. Ah, quindi è la prima donna sindaco di Vibo Valenza. Sì, 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 ritiene di essersi fatta un po' di nemici in questi 2 anni? Guardi, le dico che il mio vice sindaco, Mimmo Primerano, che tra l'altro è assessore alla programmazione strategica e che ringrazio per il suo apporto, mi hanno detto: guarda Maria, alla fine del mandato non ti voterà nemmeno tuo marito. Se continui così, alla fine del mandato non ti voterà nemmeno tuo marito. Secondo me è un augurio, dai, è un auspicio. Le posso dire che c'era, non faccio il nome, c'era un altro sindaco in Calabria che era circondato da queste considerazioni ed è stato rieletto da solo contro tutti. Non c'è dubbio. E mi riferisco ad un altro capoluogo di provincia, comunque la si pensi, ma questo è il dato storico. Ugo, no, naturalmente parlare della criminalità organizzata, lo diciamo anche all'indirizzo di chi ci ascolta, è necessario, ma naturalmente occorre in questo momento, ecco, essere consapevoli di tutti gli anticorpi messi in campo per evitare anche questo virus, ma ovviamente è bene parlare delle cose positive, insomma, guardare anche con fiducia e speranza al futuro. Tutte queste cose accadono in un comune, lo ricordiamo, facciamo questo veloce inciso, che ha una situazione economico-finanziaria non semplice. No, purtroppo perché no. Come si tengono assieme queste cose? No? Perché uno progetta il futuro, poi però gli arriva sulle spalle... un carico, no? Il secondo dissesto è duro, insomma. È dura tutta, io veramente è un'esperienza molto dura quella che stiamo affrontando, per la verità, ed è assolutamente innegabile, essendo amministratori seri, responsabili, inevitabilmente non posso dire che è un'esperienza dura, sono passati 2 anni e mezzo, ma per me è come se ne fossero passati 25 di anni, le assicuro. Io mi sono data animo e corpo alla mia città e mi sono approcciata con passione, spirito di servizio e faccio solo questo ormai. Mi dedico esclusivamente alla mia città, pur avendo una professione che chiaramente devo comunque mantenere a bada in qualche modo. Sindaco, sulla evasione... Devo però dire che noi ci siamo posti alcune priorità. Innanzitutto il risanamento di bilancio, il risanamento economico, poi il risanamento strutturale, quindi burocratico, con l'implementazione di forze nuove e di forze che realmente siano produttive e lavorino con l'ansia del risultato, perché è fondamentale. Certo. E infine da questi due assi verrà fuori anche il risanamento sociale tramite anche opere pubbliche che ci sono, che devono essere realizzate e che porteranno ad una rigenerazione urbana. Non c'è risanamento senza evasione, senza la lotta all'evasione, esatto, e alla elusione tributaria. La marcia è cambiata anche lì? La marcia è cambiata anche qui, perché noi avevamo grosse sacche di evasione che continuiamo purtroppo a registrare, ma per cause diverse, però stiamo facendo una lotta molto serrata. Noi avevamo un intero quartiere che era così legibus solutus, ecco, bravo, esatto, mi pare la frase più c'era una elegante. Sospensione delle leggi, una sospensione, ecco, legibus solutus, diciamo così, ma ecco, ma per dire che nessuno si era mai premurato di fare un'indagine puntuale per restituire intanto dignità a quel quartiere e poi anche per fargli pagare le tasse, l'acqua, la spazzatura, l'IMU, quant'altro, per cui stiamo certo reagendo anche in questo senso. Stiamo cercando di lavorare a 360 gradi, certo, se poi, non è se facile. Poi vi facessero anche
i lavori dell'ospedale andassero. Per l'ospedale nuovo devo ringraziare un tavolo istituzionale che si convoca periodicamente in prefettura. Prefettura, certo, esatto, abbiamo seguito. Esatto, lo seguite, e quindi io credo che l'avanzamento dell'ospedale sia soprattutto frutto di questo tavolo prefettizio al quale partecipa. Quella è un'altra chiave di volta, il procuratore, il governatore. Cioè, Ogliazzolino, insomma, è... È precario. È precario, peraltro arriva con una storia alle spalle non semplice. Purtroppo è vero, però io credo che abbiamo tutte le carte in regola per il riscatto di questa città, che finora non è stata interessata né da una visione generale, globale, strategica di sviluppo e di programmazione, ma anche di piccoli atti di amore, perché amministrare una città significa anche renderla destinataria di piccoli gesti d'amore. Allora, come dire, raccontiamo, e noi continuiamo a farla, la Calabria che non va, quella che è in ritardo, quella che è inefficiente, la Calabria segnata dalla criminalità organizzata, come dire, la Calabria anche un po', caro Ugo, un po' stronza, perché sostanzialmente tiene a freno tante delle potenzialità che ci sono, ma è nostro compito non dimenticare mai che il racconto, che forse produce meno consensi, ma il racconto delle cose positive, delle prospettive, dell'impegno, e ce ne sono in Calabria veramente tanti, questo racconto non deve essere mai messo in secondo piano. Non è una cosa semplice, conviene criticare a prescindere o raccontare solo le cose che non vanno, conviene, produce ascolto, e conviene, no? Produce ascolto, purtroppo, certo, fa notizia, perché però dobbiamo raccontare anche l'altra parte. E conviene avere delle guide politiche in tutti i contesti che siano riconoscibili. Poi la guida politica può essere contestata, può essere criticata. Ma non hai capito qual è la, no, ma la verità. È una giunta, la verità lo sai qual è, che abbiamo un sacco di amministratori, quello ti devi rassegnare, anonimi, quello anonimi. Ti devi rassegnare, ci vuole più protagonismo, quello ti devi rassegnare, perché alla fine le donne dimostrano sul campo che hanno una mano. Non ce n'è per nessuno. Lo dico, questo è un dato di fatto. Lo dico da 30 anni. Questo è un dato di fatto. Oddio, lei le avevano dato della sindaca sceriffa, poi però, sì. Ecco. Ah, pure così? No, sì. Questo mi è nuovo. Durante il Covid, la prima ondata. Vabbè. Ecco, vabbè. Beh, bisogna decidere. Poi si è più taccerizzata. Una lady di ferro. La Thatcher di Bibbo Valenza. Va bene. Grazie, Maria Rimardo, per essere stata di nuovo con noi. Ci rivedremo mano a mano che queste progettualità andranno avanti. Con voi ci rivediamo alla prossima. Al prossimo appuntamento. Buon anno. Alla prossima.